tutti e bentrovati. Affonda le sue radici nel cuore della circolazione tropicale, la figura anticiclonica che sta prendendo forma sull'Europa, rendendosi protagonista di quella che sarà probabilmente l'ondata di calore più intensa ed estesa dell'intera estate. La forma è quella tipica dell'omega, l'ultima lettera dell'alfabeto greco che normalmente denota un tipo di circolazione bloccata e quindi persistente sulle stesse zone per molti giorni. Nel nostro caso c'è, per così dire, anche un aggravante: l'aria calda che alimenta questo potente anticiclone infatti si origina sull'entroterra nordafricano, sulle roventi sabbie del Sahara, che quest'anno oltretutto hanno subito un notevole accumulo di calore per la mancanza di sufficienti scambi meridiani di masse d'aria con le alte latitudini. E tutto questo avviene tra l'altro nel periodo climatologicamente più caldo dell'anno. Insomma, come vedete, sono molti i fattori che depongono per una fase meteoclimatica davvero pesante, che aggrava ulteriormente le già serie condizioni in cui versano molte zone del nostro centro-sud e della Sardegna, dove non piove dalla fine di maggio, dove divampano gli incendi e dove continuerà a non piovere ancora almeno sino a dopo Ferragosto. L'onda calda partirà già nelle prossime ore proprio da queste regioni, dove intorno a mercoledì 11 agosto si raggiungerà il primo apice della calura, che porterà i termometri a raggiungere valori ragguardevoli anche fino a 45 gradi. Nel frattempo la canicola risalirà anche verso il centro, dove tra giovedì 12 e venerdì 13 le temperature di punta si spingeranno su valori dell'ordine di 38-40 gradi, e infine anche al nord, dove tra sabato e Ferragosto si arriverà fino a 35-37 gradi con l'aggravante dell'afa in Val Padana. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ma i cieli non sempre sereni, vuoi per l'apporto anche consistente di polveri desertiche che conferiranno ai nostri cieli un colore biancastro o giallastro, vuoi anche per la tipica nuvolosità sparsa e sottile di origine africana, che a tratti potrà comparire qua e là contribuendo ad intensificare l'effetto K dato dalla calura. Non aggiungiamo altro riguardo l'analisi generale, passiamo a riassumere quindi il quadro delle previsioni. Martedì 10 agosto, prevalenza di sole, temperature in generale aumento. Qualche banco nuvoloso potrà transitare nel corso della giornata al centro e in Sardegna, ma con bassa probabilità di fenomeni, mentre nel pomeriggio si avranno locali addensamenti cumuliformi sui contrafforti alpini, più densi sul lato alto atesino, dove si avrà anche qualche isolato e sporadico piovasco. Lungo le aree costiere e nelle valli domineranno le brezze, i mari saranno nel complesso poco mossi. Mercoledì 11 agosto, qualche modesto banco nuvoloso in transito su Sardegna, Lazio, Campania, Puglia e Basilicata, altrove soleggiato ma con annuvolamenti pomeridiani associati a qualche breve acquazzone di calore possibile, soprattutto sulle Alpi orientali. Qualche folata di maestrale da segnalare lungo l'Adriatico, che quindi diventerà a tratti mosso, venti di brezza e mare tranquillo su tutte le altre zone. Le temperature sono previste in ulteriore aumento al centro e al sud, dove, guardate, sarà già ampiamente superata la soglia dei 40 gradi. Infine, la tendenza per la seconda parte della settimana, che si conferma soleggiata e molto calda, da segnalare qualche passaggio nuvoloso in più venerdì 13 agosto lungo le aree alpine, dove non mancherà anche qualche isolato temporale. Con questo abbiamo detto tutto, grazie per la cortese attenzione, prossimo aggiornamento video mercoledì sera, vi attendo come sempre numerosissimi, cordiali saluti e a risentirci da Luca Angelini.